Parlavamo di autonomia, di onestà, visto quello che sta accadendo a Bari in Puglia è assolutamente di attualità. Il fatto che a Bari il candidato sindaco sarà della Lega per me è una gioia. Sicuramente 40 anni fa non c'era l'Europa che c'è oggi, quindi occorre combattere a difesa del lavoro italiano non solo a Roma ma anche a Bruxelles, e mentre Bruxelles tassa le case degli italiani noi stiamo lavorando col piano Salva Casa per liberare e sanare tutto quello che c'è all'interno delle mura delle case degli italiani. E quindi sono stati 40 anni belli, anche perché la Lega ha portato modernità, innovazione, trasparenza nei palazzi del potere. Ringrazio colui che tutto ha iniziato, perché senza Umberto Bossi non saremmo qua. Io sono in Lega da 30 anni e da 30 anni sono abituato alle telefonate notturne, diurne, di insulto e di polemica di Umberto Bossi, e quindi mi servono per capire e migliorare. Ringrazio Roberto Maroni, che anche lui tanto ha insegnato. Per quello che mi riguarda, per la Lega e per l'Italia, il bello deve ancora venire, perché saranno mesi fondamentali, soprattutto con quello che sta accadendo, ahimè, in Medio Oriente. Chi sceglierà la Lega alle elezioni europee sceglierà un percorso di pace, mentre qualche leader europeo, penso a Macron, ha parlato di guerra, della possibilità di mandare soldati europei a combattere e a morire fuori dai confini europei. La scelta della Lega è una scelta di pace, di dialogo, di unione. Io da ministro delle infrastrutture faccio ponti, costruisco ponti a Lecco, a Mantova, a Messina e a Reggio Calabria, perché per me creare lavoro e ricostruire un clima di pace è fondamentale. A Bossi, visto che ha costruito tutto, tutto è permesso. Senta, Bossi ieri ha detto anche, mi aspettavo che Salvini venisse, senza dire niente, perché sono sorpresa. Ieri ero al G7 e io faccio con orgoglio il segretario della Lega, però con altrettanto orgoglio faccio il vicepresidente del Consiglio, e per la prima volta ho coordinato i lavori dei grandi del mondo su temi fondamentali come le auto del futuro, la sicurezza della navigazione, delle ferrovie, la ricostruzione dell'Ucraina. Quindi faccio il segretario della Lega in tutti i momenti in cui posso farlo, ovviamente faccio il ministro dei trasporti, e quindi l'avevo invitato oggi, però evidentemente magari ho fatto altre scelte. Per esempio il ponte, lei ha parlato di ponti, non piace a qualcuno anche qui in questa piazza? No, ma qualcuno neanche a Messina piace, ci sono quelli che non vogliono le infrastrutture a casa loro, magari anche a Lecco qualcuno non vuole il nuovo ponte Manzoni, o ci sono alcuni cittadini che sono contrari allo sviluppo di Malpensa. Non per questo io non allargherò il business a Malpensa, perché significa lavoro a Varese, non farò il ponte a Messina perché significa lavoro in Sicilia. Quindi è chiaro che il ministro delle infrastrutture qualche no ce l'ha, però io tiro dritto.